Questa manifestazione segna a Piazza San Giovanni la fine della luna di miele di Draghi, del governo Draghi con il popolo italiano. Un governo che evidentemente segna il predominio della finanza e della grande economia sulla politica. Alla politica vengono lasciate cose laterali come il DDL Zan. Invece il comando dell'economia e della finanza decide per l'Italia, per i lavoratori, per il popolo italiano a Bruxelles, a Francoforte, nella Silicon Valley. Ecco, noi siamo qui per dire che mai un banchiere può fare gli interessi del popolo italiano. Ed è per questo che questa nostra piazza segna la capacità del nostro popolo di chiedere l'uscita dell'Italia dalla NATO, l'uscita della NATO dall'Italia e l'uscita dall'Unione Europea. Avete visto il sindacalista Landini che si è fatto mettere la mano sulla spalla da Draghi? Landini, che è il capo del glorioso sindacato della CGIL, della nostra CGIL, che purtroppo non è più nostra, perché se la sono presa. Quella mano sulla spalla, lo vedete in questi incontri al G20, viene usata dai presidenti americani per segnare il comando, il controllo, e viene subita dai capi di Stato che si sottomettono al volere euroatlantico quando se la fanno mettere sulla spalla. Per portare avanti queste posizioni non era meglio creare un momento unitario anche con altre realtà sociali, altre forze politiche, appunto il corteo che vediamo da Piramide a Bocca della Verità? Ma il nostro popolo non si può far guidare da Greta Thunberg, che si dimentica che il 70% dell'inquinamento nel mondo lo fanno le prime 100 multinazionali. Se qualcuno vuole seguire Greta Thunberg e, come dire, l'ecologismo da salotto, beh, non, noi non siamo di quella parte. Non c'è vittoria, non c'è conquista senza un grande partito comunista.